La Milano del calcio non è soltanto nerazzurra e rossonera, ma anche nero-verde. Oggi infatti siamo qui all'Arena Civica di Milano, un impianto storico per il capoluogo milanese, per parlare del Brera Calcio, la terza squadra di Milano che dalla prossima stagione giocherà nel campionato Eccellenza. Milan è rosso-nero, l'Inter è nero-azzurro, noi siamo nero-verde. Il calcio è nato, diciamo, all'alba del terzo millennio, proprio nell'estate del 2000, quando rilevai un titolo sportivo in Serie D e cercai di dar corpo a questa suggestione molto bella per una città che ovviamente ha una storia di calcio secolare improntata sul Milan e l'Inter, di avere una terza squadra che potesse cercare di giocarsela con le grandi altre due. Abbiamo fatto tanti progetti molto belli, anche al di là di quello dell'aspetto strettamente calcistico. Abbiamo unito il calcio a molte dimensioni, quella sociale, facendo lavori nelle carceri tra gli immigrati, nei profughi, quella artistica con l'Accademia di Brera e la comunità degli artisti, quella culturale, producendo audiovisivi, film, documentari, insomma abbiamo esplorato tutte le dimensioni possibili che ci sono nel calcio e attraverso il calcio. Abbiamo inaugurato un metodo di fare calcio assolutamente rivoluzionario, perché si basava sull'azzeramento degli allenamenti e quindi avevamo una rosa di gente strampalatissima, italiani, stranieri, ex giocatori, eccetera, che con un puro spirito goliardico riusciva ad ottenere dei risultati sul campo assolutamente imprevedibili. Abbiamo addirittura vinto il campionato di seconda categoria senza mai fare un allenamento, e questo ci ha reso una piccola squadra di culto nel dilettantismo milanese, perché ovviamente tutte le altre società fin dalla terza categoria sono molto serie, si allenano 2-3 volte alla settimana, eccetera. Adesso, giocando in Eccellenza, l'impostazione è completamente diversa, anzi abbiamo fatto un triplo salto mortale, nel senso che passiamo dal non allenarci mai ad allenarci invece in orario professionistico alle 3 di pomeriggio, 4 volte la settimana. Quindi, diciamo, l'anno prossimo la squadra avrà una organizzazione tecnica e sportiva molto diversa. Quest'anno abbiamo preso un allenatore che è una star dell'opinionismo calcistico sulle reti private, che è Enzo Gambaro, che oltre a essere stato un calciatore professionista al Milan, alla Sampdoria, al Parma, è adesso un opinionista e un polemista televisivo molto battagliero. Vediamo come se la caverà dalla panchina, perché nonostante ovvio abbia il patentino, però non ha mai esercitato effettivamente il ruolo dell'allenatore, quindi siamo tutti in attesa curiosa di come potrà andare questo esperimento calcistico quest'anno. Ho accettato quasi da subito, anche perché conosco Aleotti, so tutto quello che ha fatto in questi anni, so che ha delle idee innovative, quindi sono stato propenso ad accettare questo incarico, che spero, insomma, possa portare delle buone cose per il Brera e anche per Milano, perché siamo la terza squadra di Milano. Il ruolo dell'opinionista lo vorrei conservare per molto tempo, ma nel frattempo vorrei appunto vedere di fare qualcos'altro, perché comunque sia provare ad allenare una squadra di calcio è una cosa buona, ti ripeto, poi in questa categoria, perché molti ex calciatori cominciano ad allenare i giovanissimi, gli allievi, perché giustamente è più facile, non è responsabilità, sei protetto, no? sei in un guscio, tutti ti proteggono. Invece qui, diciamo, cominci già dalla strada, come si suol dire, no? Magari c'è gente che ha studiato tanto, brava sicuramente, mentre poi c'è gente che ha studiato un po' di meno, però alla fine raggiunge gli stessi obiettivi, forse anche maggiori. Siccome Milan e Inter stanno vivendo un periodo di difficoltà, credo che tutto sommato è un po', diciamo, come un voto di protesta che si dà magari ad un partito che è appena nato, diciamo così, chiaramente, anche se di politica è meglio non parlarne. Ecco, magari il Brera potrebbe essere una sorta di questo genere, ovviamente legato al fatto che comunque giochi all'Arena, sei la terza squadra di Milano, in teoria si dovrebbe fare un campionato per cercare di vincere, cosa che purtroppo Milan e Inter adesso non possono ancora fare, e quindi credo che tutto sommato non solo il quartiere di Brera o della zona qui, ma tutta Milano, credo che venire qui la domenica a vedere le partite anche con la famiglia, coi figli, coi nipoti, sia una gran bella cosa. Tra l'altro spazio qui ce n'è, 12.000 posti a disposizione, quindi credo che per le famiglie potrebbe essere una gran bella cosa. Insomma, poi il modulo tattico sarà una cosa molto particolare,
credo che al mondo nessuno abbia mai messo in pratica un 271, chiaramente un po' particolare, non è esattamente così come lo dico, però di questo modulo ne sentiremo parlare da qui a tanti anni. Sei un po' il nuovo Ronzo Canà. Beh no, Ronzo giocava con 15 giocatori, io purtroppo posso giocare solo con 11, però il 271 credo che, detta così, potrebbe sembrare un po' una cosa, diciamo, da film, e invece il 271 applicato nella maniera giusta può essere una cosa importante.